prossimo 3 febbraio scadrà il settennato di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono convocati in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali lunedì 24 gennaio alle ore 15. Si tratta della prima votazione, cui ne potranno seguire altre. La Costituzione stabilisce che l'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Nei primi 3 scrutini è necessaria la maggioranza di 2/3 dell'Assemblea, 672 voti. Dopo il 3° scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, 505 voti. I numeri dell'elezione: 630 deputati, 320 senatori, di cui 5 senatori a vita, 58 delegati, in totale gli elettori sono quindi 1.008. Il nuovo presidente giura fedeltà alla Costituzione. Il suo mandato durerà per 7 anni. La carica di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. Non esistono candidati ufficiali. Può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino o cittadina che abbia compiuto 50 anni d'età e goda di diritti civili e politici. Ma in cosa consiste il mestiere del presidente della Repubblica? Ne parliamo nei 2 eventi formativi gratuiti organizzati dalla Tecnica della Scuola.